Le orche sono senza dubbio uno degli animali più incredibili del nostro pianeta. Sono molto intelligenti e capaci, ma la vita marina può essere dura anche per il più intelligente degli animali. E a volte anche le orche si mettono nei guai. Questo ci porta a una spiaggia a Marlborough, in Nuova Zelanda. C'è stato un improvviso trambusto sul tratto di spiaggia altrimenti tranquillo quando i residenti locali hanno notato che un gruppo di orche si trovava non lontano dalla riva. Probabilmente erano a caccia o forse solo di passaggio. Tuttavia, i residenti locali sono fortunati a vedere una così grande concentrazione di orche. Alcune persone li osservavano dalla riva. Alcuni hanno persino sistemato le sedie a sdraio e hanno provato a scattare foto e video. Alla fine scese la notte e le orche tornarono lentamente in mare. I residenti erano tutti entusiasti dei loro ospiti speciali e quando il sole è calato sotto l'orizzonte sono andati tutti a casa e hanno condiviso ciò che avevano appena visto. Ma il giorno successivo ha portato un'altra sorpresa, non così magica e divertente come quella precedente. Al sorgere del mattino e la marea scendeva a riva, un oggetto inaspettato giaceva nella sabbia. Era una giovane orca, lunga circa 6 metri e pesante mezza tonnellata. Si era arenato di notte e ora giaceva sotto il sole implacabile. Un residente locale ha lanciato l'allarme e presto molti si sono riuniti attorno alla povera orca femmina, che hanno chiamato Lucy. Sebbene tutti sapessero che aveva bisogno di aiuto, alcuni erano riluttanti. Avevano sentito storie su queste orche assassine e visto numerosi video di loro che cacciavano brutalmente la loro preda. Alcuni credevano che se avessero aiutato l'orca, avrebbero messo in pericolo la propria vita. Ma c'erano molte più persone che capivano che questa bellissima creatura marina meritava di vivere e che dovevano aiutarlo il prima possibile. Così uno per uno andarono da Lucy per aiutarla. L'hanno avvolta in asciugamani e lenzuola bagnati e le hanno versato dell'acqua sulla pelle per evitare che si seccasse. Stava lottando e dibattendosi e sembrava molto irritata per essere rimasta bloccata. Lucy sembrava in preda al panico, principalmente perché era circondata da persone che presumibilmente la mettevano ancora più in pericolo. Ma con il passare delle ore, divenne sempre più stanca e alla fine rimase lì, immobile e immobile. Al momento Lucy era ancora relativamente in salute, ma c'era una reale possibilità che morisse se non fosse tornata in acqua entro la fine della giornata. La terra non è l'ambiente naturale di un'orca, ed era della massima importanza riportare l'animale in mare il prima possibile. Ma spostare un animale così grande e pesante non è un compito facile. Per questo motivo sono stati chiamati i veterinari del Dipartimento di Conservazione e persino i militari. Avevano un compito immane davanti a loro. Anche se era un compito insolito per tutti i soggetti coinvolti, erano determinati ad aiutare. Lucy era andata a caccia di foche vicino alla riva. Ovviamente la giovane balena non si aspettava che la profondità dell'acqua diminuisse così rapidamente. E mentre inseguiva la sua preda, l'animale purtroppo si è arenato ed è stato portato sulla sabbia della spiaggia dal suo slancio. A volte le balene possono liberarsi e spingersi di nuovo in mare. Ma questo cucciolo vigoroso è stato trascinato troppo a riva. E ora la marea si era ritirata, così che lei era letteralmente arenata. Il piano originale prevedeva l'uso di cinghie e una potente barca per trascinare Lucy in mare. Una volta sufficientemente profonda, è stata in grado di liberarsi dalle cinghie e continuare a nuotare da sola. L'idea era solida, ma il mare era troppo agitato perché la barca potesse trainare efficacemente la balena. Successivamente hanno provato a scavare un fosso dietro Lucy, sperando che l'acqua entrasse sotto il suo corpo massiccio e la sollevasse. Ma neanche questo ha funzionato.
L'orca era semplicemente troppo pesante per essere trasportata dall'acqua bassa. Si era arenata a una velocità così elevata che era atterrata troppo lontano sulla sabbia. Ma finalmente qualcuno ha avuto un'idea geniale. Se fossero riusciti a mantenere Lucy in vita e il più ferma possibile fino all'arrivo della marea, forse avrebbero potuto tirarla su con l'aiuto di galleggianti e aiuti al galleggiamento. Potrebbero sfruttare la marea in arrivo a loro favore, sperando di spingerli via dalla spiaggia e di nuovo nelle profondità del mare. Anche questo sarebbe stato un compito difficile, ma le persone stavano esaurendo le opzioni. Lucy non durerebbe a lungo sulla spiaggia. Quindi l'enorme squadra si è messa al lavoro e ha iniziato a prepararsi. Ma in quel momento accadde qualcosa di incredibile. Mentre i soccorritori si avvicinavano per mettere in atto il loro piano, sembrava che Lucy capisse all'improvviso che l'aiuto era a portata di mano. E ha iniziato a comportarsi in modi che nessuno si aspettava. In effetti, molte persone sono rimaste sorprese. Invece di contrattaccare e rendere il lavoro ancora più difficile o rimanere immobile e non aiutare affatto, Lucy ha iniziato a lavorare con le persone lì. Ad esempio, se sentiva qualcuno che cercava di metterle qualcosa sotto il cazzo, lo sollevava per renderlo più facile. È stato davvero intelligente e comprensivo. Lucy sapeva che doveva esserci un piano e ha aiutato dove poteva mentre le persone sistemavano i dispositivi di galleggiamento in posizione. Con l'arrivo della marea, Lucy iniziò a sollevarsi e a muoversi. I volontari hanno quindi cercato con tutte le loro forze di riportare l'orca nell'acqua più profonda. Man mano che l'acqua diventava più profonda, Lucy iniziò ad aiutarsi usando le pinne per spingere il suo corpo all'indietro. Mentre tutti lavoravano insieme, provavano un senso di speranza ed eccitazione. Anche Lucy guardava gli aiutanti con un senso di speranza con i suoi occhi scuri e comprensivi. Finalmente arrivò il momento in cui l'orca poteva muoversi autonomamente. Sotto il suo stesso potere, fece oscillare il suo corpo e si voltò per affrontare il mare aperto. I dispositivi di galleggiamento si staccarono e galleggiarono in superficie. Ma questo non aveva più importanza, perché Lucy era finalmente libera. Prima di allontanarsi a nuoto, si voltò e guardò tutte le persone che l'avevano aiutata, dai residenti locali ai veterinari e ai militari. Lo ringraziò aprendo la bocca ed emettendo un caldo ticchettio e un grido acuto ed eccitato. Tutti i presenti avevano le lacrime agli occhi, allo stesso tempo un sentimento di gioia e orgoglio scorreva attraverso di loro. Se questa storia ti ha toccato tanto quanto noi, clicca mi piace e seguici su Storie Pelose.